l'utile e il dilettevole, attualità e iniziative benefiche. In attesa di collegarci con Tizia Rocca dovremo già avere il nostro primo ospite, che è Barbara Tabbita. Buongiorno. Ciao Barbara. Ciao a tutti. Ciao. Buongiorno. E nel frattempo abbiamo anche Tizia Rocca. Ciao Tiziana. Eccoci Claudio, io oggi sono in questo momento a Messina. Ah, ok, sono, quindi sono la Gazzetta del Sud, sono qui con il direttore della Gazzetta del Sud, che è media partner del festival. Ah, ovviamente parliamo del festival di Taormina, tu sei in avvicinamento perché sta per iniziare praticamente il festival di Taormina. Parliamo al lupo. Crepi, grazie, crepi il lupo. Che facciamo allora? Parliamo prima con Barbara, dimmi tu. Vai, presenta. Allora sì, l'ho presentata, Barbara Tabbita, e oggi parliamo con te Barbara, perché ecco, sei una... Barbara arriverà a Taormina. Il 26 sono anche a Taormina. Ecco, noi ti aspettiamo Barbara. Arrivo, voglia di primito. Fantastico, che bello. Senti, oggi però volevamo parlare con te anche di un'iniziativa importante, perché sei una delle sostenitrici di Greenpeace. Faccio ormai la testimonial da quasi 3 anni, ho fatto con loro tantissime campagne, e da Deforestation Nightmare, Foreste Rotoli, Salva Foreste, Foreste e Favole Ammazza Foreste, un omicidio di foreste, perché guarda, in realtà è questo. Io mi sono avvicinata a Greenpeace per la loro indipendenza, è un'organizzazione ambientalista che non accetta fondi da enti pubblici, aziende, partiti, poi è libera ed è anche creativa, e in realtà salvare le foreste significa salvare il nostro clima, perché deforestazione zero significa fermare la distruzione delle più grandi foreste primarie del pianeta, e significa salvare le persone, il clima e la biodiversità. Calcola che a livello globale è ormai accertato che la deforestazione accelera i cambiamenti climatici dell'intero paese, quindi quando ci ritroviamo con quei 45 gradi di colpa a marzo . E poi il giorno dopo è di nuovo Natale, ci dobbiamo chiedere il perché, e noi possiamo fare qualcosa, cioè non possiamo permetterci di consumare prodotti e derivati di origine forestale che non siano stati prodotti in maniera sostenibile. Quindi in realtà non è un problema solo dei grandi poteri, noi tutti in realtà nel piccolo possiamo fare qualcosa. Comunque, andando sul sito di Greenpeace, www.deforestazionezero.it, trovate tutte le varie campagne, e ci sono anche tutte le varie cartelle, anche per andare a fare la spesa, per comprare la carta che è sostenibile. Si può andare sul sito e guardare tutte le marche che si occupano del pianeta e che non lavorano carta che viene dalle foreste. E questo è molto importante, Tiziana. Facciamolo tutti, è molto importante, assolutamente. Anche perché siamo soliti lamentarci, come dici tu, mamma mia che caldo questi, come mai a marzo ci sono 40 gradi, in realtà nel nostro piccolo... Non basta. Nel nostro piccolo qualcosina possiamo fare, insomma. Sì, in realtà lo possiamo fare veramente tutti, ma già anche a mo' di gioco, l'anno scorso abbiamo fatto una bellissima campagna proprio con i bambini e le scuole, proprio insegnare a loro ad avere rispetto della foresta. Rispetto alla foresta significa rispetto dei nostri polmoni, nella vita, puoi sognare, sperare, puoi rubare, puoi essere una bella persona, una cattiva persona, ma se non hai un pianeta dove vivere è tutto vano, e dobbiamo salvare per forza i nostri polmoni per poter sognare, perché nel momento in cui mancheranno quelli ci sarà poco da fare. Eh sì, purtroppo. Allora, siccome, come dicevi tu, l'organizzazione è finanziata tramite contributi individuali da parte di circa 2 milioni e 800 mila donatori, una cosa del genere, e donazioni non profit, però non accetta fondi da governi o grandi aziende. Tutti noi possiamo fare qualcosa e contribuire. Anche il 7 per 1000 potete fare anche in business. Perché no? Perché comunque spesso uno, quando non dice dove deve andare il 7 per 1000, finisce poi in automatico allo Stato, quindi possiamo decidere noi stessi. Quindi ricordiamo www.greenpeace.it, che è il sito. E poi anche per tutto ciò che riguarda la deforestazione è www.deforestazione.0.it. Bene, questo è molto importante. Barbara, tu invece ci dicevi che stai per arrivare a Taormina ancora qualche giorno. Sto aspettando, il 26 Barbara sarà con noi. Il 26 sono giù, adesso sono impegnata tra la mia mostra di fotografie e una puntata zero di una fiction, e poi arrivo subito a Taormina. Senti, la tua mostra, per quello che riguarda la tua mostra, dove possiamo vederla? La mia mostra per adesso
adesso è stata in Sicilia, quindi quelli che stanno in Sicilia avranno modo di vederla al Palazzo delle Stanze Bianche. Abbiamo inaugurato il mese scorso, è andata molto bene, c'erano più di 1500 persone e in realtà la si può trovare anche su internet, proprio sul sito delle Stanze Bianche. Va benissimo e sono molto contenta. In inverno sarà a Roma e qui avremo modo di parlarne. Bene, perfetto, allora aspettiamo questa occasione per parlare ancora della tua mostra. Per il momento ti ringraziamo.